meno avanzante, meno dinamica, ancora non molla, qualche posizione potrebbe saltare fuori da qualche cedimento che non è della spagnola Beatriz Pascual, che l'ha sorpassata. Stai facendo i conti? No, stavo guardando che è stata passata anche dalle altre, da altre, mi è sembrato di vedere davanti a lei il numero 756 addirittura. Non vorrei essermi sbagliato, spero di essermi sbagliato. Che la romena Anna Maria Grossa. Olga Kanyskina, che sta per far rivincere la sua nazione il titolo della 20 km di marcia, fa balzare automaticamente con questo successo, se mai dire mai, per carità, la Russia in testa al medagliere. Olive Lounane, l'irlandese, a questo punto ha staccato Hong Liu, la cinese, o Liu Hong come direbbero i cinesi, usando prima il cognome e poi il nome. Mentre Kerdiakina, che sarà portata molto vicina al duo di inseguitrici, è stata ricacciata indietro, perché nel momento in cui si era avvicinata intorno ai 9-10 secondi di ritardo c'è stata un'accelerazione un'accelerazione proprio prima della cinese e poi di rimando anche di Olive Lounane, che adesso ha aumentato o quantomeno ha guadagnato questi metri per garantire al suo paese una medaglia storica. La squadra irlandese storicamente nell'atletica con mezzofondisti, con una marciatrice, e adesso Olive Lounane. Hong Liu non ha assolutamente mollato, ma nel sottile duello anche psicologico tra l'una e l'altra in questo momento sta prevalendo la irlandese. Altro giro di boa, manca davvero poco a lei per vincere un nuovo titolo, e un nuovo titolo mondiale. Campionessa olimpica, campionessa mondiale, ha reso la gara dal punto di vista della vittoria di relativo interesse, nel senso che ha cominciato a cambiare ritmo e anzi ha costretto probabilmente a doversi contentare di piazzamenti fuori podio, addirittura per Kjersti Pletzer fuori della gara con una squalifica a chiudere carriera, con per la norvegese anche le lacrime. D'altronde Kjersti, che è sempre stata o quantomeno tante volte abbastanza al bivio, oggi a un certo punto era veramente di basso livello qualitativo, ma non il qualitativo estetico, qualitativo proprio dal punto di vista del regolamento. Stanno andando alla stessa velocità praticamente, però lei sta naturalmente gestendo questi ultimi 2 minuti e mezzo di gara. Hanno già messo lo striscione sempre oggi, che, al traguardo. Sempre che sia giusta. Sempre che sia giusta, sì, perché abbiamo a un certo avuto... punto si era abbassato a 12 secondi. Ieri non c'era lo striscione sul traguardo, oggi hanno deciso che è più spettacolare per la foto. Ma ieri non erano ancora cominciati i mondiali, nel senso che la dichiarazione di apertura c'è stata nel pomeriggio. E quindi sarà stato per quello. Ecco, diciamo che la prima giornata di campionato del mondo, tanto Valentina Trapletti sta facendo una sua onesta gara, provando presumibilmente ad entrare nelle prime 25, quant'era al giro di boa precedente, tenendo presente poi di qualche squalifica, allora era 27, nelle 25 dovrebbe già esserci perché qualcuno l'ha sorpassata, e diciamo mantenere questa posizione, gara onesta. Dicevo, da certi punti di vista, mentre questi tedeschi sono arrivati da abbastanza lontano, dalle Alpi, dalla Baviera, Zwiesel, che è una località più da Coppa del Mondo di sci alpino che non da atletica. Dicevo che intanto si vede dietro quel maxi manifesto Solidar Nosh, è il Ministero della Cultura polacco che su Unter den Linden fa promozione a se stesso, perché vuole abbinare l'immagine della porta di Brandeburgo e dell'unificazione di fatto dell'Occidente, entro certi limiti, di un certo qual Occidente, anche l'immagine del
tanto vale, vale per sempre i tifosi di Valentina Trapletti. E ormai pochi metri per la russa Olga Kanyskina. Oro ieri con Valery Borchin, oro oggi con Olga Kanyskina. Ha fatto il vuoto, decisamente il vuoto. Abbiamo visto quei 58 secondi, diamoli per buoni. Un vantaggio che avrebbe potuto diventare di ben più di un minuto e mezzo se avesse continuato a spingere nella stessa maniera. Momento per lei esaltante, sta per passare sotto, e lo fa ora, la porta di Brandeburgo. Mondiali di Berlino che assegnano il quarto titolo, il secondo che va alla Russia. Mantiene ancora una eccellente qualità di marcia, assolutamente inappuntabile, e chiude con questo 1:28:10. La atleta di Saransk, apparentemente relativamente affaticata. E si conferma. È decisamente in questo momento la numero uno e non si vede chi possa scalzarla. 1:28:09. Certo che in tre anni vincere due mondiali in Olimpiade... Ecco, diciamo, esistono specialità, esistono sport dove è più difficile vincere. All'interno di questi sport, quello in particolare dove è più difficile vincere perché c'è il mondo, l'atletica, esistono discipline dove è più difficile vincere perché ti trovi uno sbarramento fatto di gente che sembra 100 metri. Essere programmata per andare più forte di te, ma mi viene in mente anche la maratona, dove di solito vincono altri e una volta un paio, diciamo. Ogni tanto vinciamo anche noi. Olive Lounain, medaglia d'argento per la irlandese, medaglia d'argento per l'Irlanda, dato storico, alla fine è andata forte perché è andata a guadagnare. Terzo posto per Liu Hong, ancora la Cina sul podio.